Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Brista Addiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. È finalmente arrivato il momento di recensire l'Orient Bambino da 36 mm. Per me, il miglior orologio elegante e economico. Un anno fa avrei detto la stessa cosa del Bambino da 40-42 mm, la versione classica full size. Ma l'arrivo di questo piccolo, diciamo mid size, secondo me misura elegante, chiamiamola così, lo ha di fatto battuto. Scopriamolo insieme ragazzi e a voi il video. Era da un po' che aspettavate questo video, vero? Ecco qua l'Orient Bambino nella sua versione da 36 mm, orologio che dopo il primo video di unboxing ho avuto modo di provare e capire. Se l'Orient Bambino full size da 40-42 mm era già considerato uno dei migliori orologi eleganti economici, l'arrivo di questo ne ha secondo me migliorato la formula in ogni cosa. Per quanto bello e ben costruito, la misura del full size è troppo grande per un orologio che vuole essere elegante. E Orient, creando questo 36 mm, ci ha dato esattamente quello che chiedevamo, le stesse linee, ma con misure di altri tempi. Ma prima di cominciare con la recensione, ragazzi, mettetevi comodi e lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale e se vi va, attivate anche la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati coi contenuti che pubblico. Ho già recensito un bel po' di tempo fa in un vecchio video l'Orient Bambino, quello da 40 mm, un orologio nel quale fu veramente difficile trovare dei difetti. L'unico neo era proprio la grandezza, ma ci si adattava una volta. Se si voleva un dress watch spendendo poco, praticamente non c'erano altre alternative escludendo il vintage. Alla presentazione di questo 36 mm durante Baselworld 2019, io e tanti altri appassionati abbiamo visto un po' la realizzazione di un sogno, l'arrivo di un vero e puro orologio elegante economico. Prima di questo adorabile orologino non c'era niente di simile nel mercato del nuovo, almeno in questa fascia. La tendenza, diciamo, negli ultimi 20 anni era quella di ingrandire gli orologi, puntare all'oversize, perché quello voleva il pubblico. Pare però che negli ultimi mesi, negli ultimi anni, la tendenza stia tornando a dimensioni più contenute. Non completamente, ovvio, ma noto comunque un po' più di ascolto verso noi appassionati. Questo orologio mantiene tutte le qualità del vecchio modello, non ho riscontrato nessuna differenza o difetto rilevante rispetto al passato. Partiamo come sempre osservando la cassa, la forma è molto classica, tonda con corona ad ore 3, davvero dress watch. La lavorazione è semplice ma ben fatta, l'orologio è tutto lucido tranne che sulla sottile parte frontale delle anse. Fa da contorno una lunetta anch'essa lucida che dona alla silhouette dell'orologio un tocco di tridimensionalità. A ore 3 troviamo appunto la corona, zigrinata e grande il giusto per essere comoda ma non sproporzionata. Frontalmente presenta il logo Orient inciso, un piccolo salto di qualità, dettaglio che sui vecchi Bambino mancava. L'azionamento è comodissimo e la carica manuale è molto piacevole, con una buona sensazione di resistenza e di rumore. La corona è a pressione, non si tratta di un orologio pensato per essere messo in acqua, la resistenza infatti è molto bassa, fino a 30 metri. Ma questo ragazzi è lo standard quando parliamo di dress watch, anche in fasce di prezzo decisamente più costose e blasonate. Il vetro è un minerale bombato, molto robusto come sensazione. Il feeling che questo orologio vuole regalare è quello degli orologi di una volta, degli anni 50 e 60, e questo vetro è veramente la ciliegina sulla torta. Crea delle affascinanti distorsioni, tipiche dei plexi del passato. Questo vetro contribuisce molto ad aumentare lo spessore dell'orologio, che risulta però comunque portabilissimo, comodo e abbastanza sottile, con i suoi 12 mm di spessore. Passiamo al quadrante, ho già decantato in molte recensioni la cura per il dettaglio che Orient ripone nella realizzazione dei quadranti, e questo modello non è da meno. Spesso quando ci si ritrova davanti a orologi economici, i quadranti appaiono piatti e spesso insipidi, questo è l'esatto opposto, è brillante, tridimensionale, pieno di carattere ed ogni cosa messa al posto giusto. Il quadrante, bianco perla, presenta una lavorazione di tipo soleil ma molto leggera, per questo appare molto semplice e non particolarmente sgargiante. Indice e logo sono applicati, quei dettagli che sotto la luce giusta brillano e conferiscono carisma ad un orologio. Ad ore 12 troviamo il classico ed elegante logo di Orient, è molto piccolo e fine, pensato per essere così, per arrivare ad un risultato molto ben preciso, almeno io ho percepito questo. Le lancette, semplicissime e sottili, sono azzurrate, il blu si nota particolarmente con alcuni riflessi, ma per la maggior parte del tempo appaiono quasi nere. Un grosso salto in avanti, per quanto riguarda l'estetica e le proporzioni, è la posizione del datario. Nelle referenze full size si trova incastonato un po' in mezzo al quadrante, peccato soprattutto su alcune referenze dove è proprio fuori luogo e in alcuni casi proprio brutto secondo me. La posizione del datario è dovuta alla dimensione del movimento, molto sottodimensionato rispetto alla cassa. In questo caso però, data la cassa più piccola, il tutto risulta più proporzionato,
Il movimento è lo stesso e il datario si posiziona praticamente in corrispondenza degli indici e per questo risulta piacevole e per nulla invadente. Diciamo che la versione che io immagino come perfetta è senza data e con piccoli secondi ad ore 6. Se esce voglio le royalties. Girandolo troviamo un fondello a vista, a pressione. Sui Bambino classici era a vite e chiuso. Diciamo che qui va a gusti, non lo considero un downgrade, anche perché la lavorazione al laser di quel fondello era molto superficiale. L'oblò ci lascia guardare il movimento automatico di manifattura Orient incassato all'interno. Si tratta dell'F6724, un movimento molto semplice che non nasce per essere guardato, ma anche tornando nei panni del me stesso di qualche anno fa veramente innamorare il neofita che lo ha comprato. Questo movimento si comporta molto bene, così come tutti quelli che ho testato di Orient. Vibra a 21.600 alternanze ora, ha 40 ore di riserva di carica, chiaramente automatica, fermo macchina e ricarica manuale di supporto. Non ho ancora un crono comparatore, mi piacerebbe investire sul canale e comprarne uno in futuro. Come precisione vi dico che in una settimana di utilizzo non c'è bisogno mai di regolarlo, quindi resta molto preciso. Ma arriviamo adesso alla nota dolente di questo orologio, il bracciale. Seppur bello esteticamente parlando, è molto fine ed elegante, perfetto per un polso esile, come qualità non è all'altezza dell'orologio, questo capita spesso con Orient, è un po' l'elemento in cui l'azienda risparmia di più. Le maglie sono piene, di discreta qualità, ma il tutto risulta comunque un po' rumoroso e leggerino. Soprattutto la clasp è leggera, con un sistema di chiusura doppia deployant, non particolarmente saldo e sicuro, proprio per la sua leggerezza. Il mio consiglio, e credo lo farò io stesso in futuro, è comprare un cinturino in pelle aftermarket. Tanti si sono lamentati del passo del cinturino da 17 mm, un po' fuori dal coro. Non è infatti una misura comune, ma non è impossibile adattargliene uno. Confrontandomi anche con la mia iscritta e Patreon Seara, che ringrazio e saluto, sono stato rassicurato. Lei ne possiede uno e ci ha messo su un normalissimo cinturino da 18, che è entrato alla perfezione. Quindi niente paura. Lei ad esempio se l'è cavata con 2 euro su AliExpress. Al polso questo Orient bambino da 36 mm, è ancora magia a dirlo, veste proprio come un orologio vintage, ripeto, un piccolo sogno che si avvera, un muletto moderno ma col fascino di altri tempi. 36 mm sono una misura alla quale non siamo più abituati, tanti etichettano questi orologi come da donna, io li definirei semplicemente unisex. Se un ragazzo dal polso piccolo non può permettersi il bambino full size da 42 mm, questa è la scelta perfetta. Senza etichette, non da uomo, non da donna, semplicemente da 36 mm, una misura universale. L'orologio è comodissimo, piccolo e compatto, si infila sotto il polsino della camicia che è un piacere ed ogni volta che lo guardo mi sembra proprio di avere un piccolo gioiellino al polso, pura eleganza personale. Se cercate un orologio veramente elegante spendendo una cifra modesta, io stesso l'ho pagato 230 euro su Sirius Watches, non c'è niente di meglio, ve lo garantisco. Il problema è trovarli, pare non ci sia ancora nessun importatore in Italia, speriamo per il futuro. L'alternativa sarebbe un orologio vintage, ma dovete saperlo, la robustezza e il fattore everyday watch andranno a mancare, questo a standard moderni, e per quanto io stesso ami il vintage, sono stato disposto a pagare più di 200 euro per comprarlo, la stessa cifra che ho speso per comprare il 30L Longines, perché è unico, un po' una mosca bianca, e rappresenta nella modernità un po' l'orologio elegante dei nostri nonni, quello che si comprava a poco, da marche non super costose, che oggi purtroppo non esiste più. Finalmente, concludo così. Ragazzi, se il video e la recensione vi sono piaciuti, lasciate un bel like qui sotto, è veramente un ottimo modo che avete, probabilmente il migliore in assoluto, per aiutarmi nell'algoritmo di YouTube. E magari lasciatemi un commento con le vostre opinioni. Volevo ringraziare, come alla fine di ogni video, tutti i miei patrons, i miei finanziatori, ragazzi meravigliosi che giorno dopo giorno, mese dopo mese, mi aiutano a portare avanti questo progetto di YouTube, finanziandomi con una donazione completamente libera e spontanea su base mensile. Quindi grazie di cuore ragazzi, mi date un aiuto veramente enorme nelle spese del canale e a portare avanti comunque questa attività. E grazie. Per tutti gli altri ragazzi iscrivetevi al canale cliccando qui. Grazie a tutti.